In maniera semplice, l'amministrazione comunale si propone di varare in tempi brevi 6 progetti per Terni, per l'università e per la cultura. Per la rinascita culturale della città di Terni occorrono iniziative di promozione culturale e artistica, specie in collegamento con Roma, e la predisposizione di strutture adeguate per le manifestazioni medesime, a cominciare da un centro congressi e da un auditorium. Pochi mesi dopo, da questo atto, nel 1994, è in discussione anche allora un nuovo regionalismo umbro. La Lega è al governo, è il primo governo Berlusconi, puntava al federalismo e ragionava proprio di cancellare la regione Umbria. Dura fu la polemica tra il sindaco Ciaurro e l'allora presidente della regione Claudio Carnieri. C'è chi liquidava tutta quest'ampia discussione, l'allora onorevole Paolo Raffaelli, come una sterile contrapposizione propagandistica tra un presunto vecchio, Claudio Carnieri, e un sedicente nuovo, il sindaco Ciaurro, finalizzata solo a strappare un voto in più, scriveva Raffaelli. Difendeva la regione Umbria, l'allora onorevole, come formidabile richiamo ideale e anche turistico, come terra d'arte e di pace, si dichiarava contrario alla trasformazione di Terni in una colonia di Roma e di Perugia in una colonia di Firenze, ma non escludeva, e questo è importante per la nostra discussione, per la nostra causa, l'integrazione tra territori limitrofi che può prefigurare in prospettiva assetti istituzionali e unità territoriali nuovi e più ampi. Al sindaco Ciaurro non si sopportò allora che mettesse in discussione l'assetto territoriale dell'Umbria e delle sue province, che ne denunciasse l'immagine di un neocentralismo regionale che portava a comprimere le autonomie locali in generale e quelle dell'area ternana in particolare. Ciaurro, facendo così, si tirò dietro colonne di piombo soprattutto da parte di Carnieri, presidente della regione, e di Provantini, presidente della provincia. In realtà i temi sollevati dal sindaco sarebbero diventati nei prossimi mesi di drammatica attualità. Stava facendosi strada infatti il progetto federalista di cui si discuteva nell'allora nuova maggioranza, che prevedeva la necessità di passare a regioni territorialmente più ampie, le cosiddette macro regioni, a cui trasferire gran parte delle competenze già esercitate dallo Stato, e che vedeva favorevolmente quanto proposto dalla Fondazione Agnelli, promotrice di un progetto di annessione della provincia di Perugia alla Toscana e quella di Terni al Lazio. Ciaurro scriveva: «Le istituzioni ci sono per gli uomini, non gli uomini per le istituzioni. Il problema del nuovo assetto del sistema delle regioni, nel centro Italia come altrove, va risolto non in termini sentimentali, giacché in termini sentimentali probabilmente vorremmo tutti restare nella nostra Umbria, cuore verde d'Italia, ma in termini di rapporti tra costi e benefici. Ed è noto, per restare a Terni, continua Ciaurro, che i costi che pagano i ternani per restare con Perugia soverchiano lungamente i benefici». È con Claudio Carnieri che la polemica di quell'anno fu particolarmente aspra e dura, ma improntata, e questo fu importantissimo, sempre al rispetto reciproco. Memorabile fu un loro incontro pubblico alle ex officine Bosco in occasione di un convegno. Mentre Ciaurro spingeva a guardare anche al di fuori e oltre il tabù dell'Umbria non si tocca, Carnieri dichiarava: ci sia la più grande mobilitazione democratica dell'Umbria, si faccia sentire forte la parola degli umbri, non c'è più tempo per il silenzio. E il sindaco rispondeva: crede proprio Carnieri che le popolazioni della provincia di Terni, dello Spelotino, della Valderina, se chiamate a pronunciarsi liberamente in ipotesi tra Perugia e Roma, sceglierebbero Perugia? Su questi temi Ciaurro poi era un fiume in piena. Ora dobbiamo, scriveva, dobbiamo impegnarci per avere una regione amica che oggi non abbiamo affatto. Troppi i nostri progetti che a Perugia si fermano, troppe le aspirazioni dei ternani bruciate nel capoluogo umbro. Nel setaccio regionale non passano che briciole per il territorio ternano. Fu questa una grande stagione di confronto, anche duro, ma costruttivo, nell'interesse del territorio. Un confronto di qualità che oggi non c'è, forse manca, ma che opportunamente ripreso e non strumentalizzato può essere utile anche per la più che simile situazione che stiamo vivendo. Tornando ad anni a noi più vicini, ed ecco un altro documento che voglio porre alla vostra attenzione, tornando ad anni più vicini a noi, sempre sull'importanza dei rapporti con la vicina Roma, voglio riportare ciò che è scritto nei principi informatori del nuovo piano regolatore del marzo 1996. Si legge: perché la città possa estendere la propria influenza a scala interregionale, è opportuno che la potenziale conflittualità nei confronti del sistema urbano in crescita di Perugia venga sostituita da una complementarietà meglio corrispondente a una utile sinergia. Non meno importante è che si intensificano i rapporti con Viterbo da una parte, con Rieti dall'altra,
e per quest'ultima sarà decisivo il completamento del nuovo asse stradale. Una importanza decisiva possono avere in futuro i rapporti strategici con Roma, specialmente nel campo della produzione culturale e dell'università. Roma soffre di una grave crisi sul piano della vivibilità. Terni è il più vicino e il più dinamico dei centri urbani dotati di una importante armatura di servizi che potrà svolgere un ruolo importante di sostegno. Ma è un altro documento e l'attualità di ciò che leggiamo è veramente sconvolgente. Si tratta di un documento della Camera di Commercio. Scusate, vediamo di prenderlo. Si tratta di un documento della Camera di Commercio di Terni del giugno 1968, dal titolo Roma nei suoi rapporti con i centri industriali circonvicini, a firma di Curio Fornaci. Qui Terni viene indicata come la migliore possibilità per il sistematico decentramento di tutto il decentrabile romano, principalmente le zone, le attività produttive e le funzioni residenziali. Nel documento si getta lo sguardo oltre la zona immediatamente circostante a Roma per vedere se esistano le premesse per una soluzione di più ampio respiro e in accordo con i dettami della moderna urbanistica che vogliono le città satelliti distanziate di almeno 40 km dal capoluogo. Nel documento se si prende una carta dell'Italia centrale, si spiega appunto nel documento, e con un compasso su Roma si tracciano due circonferenze di raggio 45 km ed una con raggio 75 km, si delimita una fascia di 30 km che partendo dal mare all'altezza del porto di Civitavecchia e procedendo in senso orario include nell'ordine i centri di Viterbo, Civita Castellana, Orte, Ameglia, Narni, Terni, Rieti, poi sotto Frosinone Latina. Questa fascia, che si trova ad una distanza media dal centro di Roma non superiore a quella che gli abitanti di New York o di Chicago sono abituati a percorrere con mezzi pubblici per andare e venire dai loro posti di lavoro, presenta risorse di vita autonoma per ulteriori insediamenti e dispone di germi di sviluppo industriale, alcuni dei quali, Terni, già avviati, consolidati ed importanti. Nel documento si legge: Roma deve guardare a questa fascia sopra menzionata come un suo completamento naturale, avente non solo il compito difensivo di fissare il grosso delle popolazioni progressivamente affluenti, ma anche quello più diretto di rifornirla di prodotti e di alleggerire il suo stato di congestione, offrendo alle unità occupate entro di essa condizioni di vita familiare più sane ed economiche di quelle dei grandi alveari della periferia e delle borgate. Quattro importanti documenti che ho posto alla vostra attenzione: gli atti programmatici del sindaco Sciaurro del 93, il confronto Sciaurro-Carnieri del 94, i principi informatori del nuovo piano regolatore, il documento della Camera di Commercio addirittura del 1968. Sono atti che ho voluto riproporre alla vostra memoria a dimostrazione che non siamo i primi a sostenere le tesi che questo territorio ha la sua fortuna nella vicinanza a Roma e che si è perso del tempo utile per concretizzare quanto già altri avevano sostenuto prima di noi. Voglio concludere riportando quanto scrive appunto proprio Curio Fornaci, di origine perugina, autore dell'ultimo importante documento della Camera di Commercio del 68. Scrive: lo scrivente, che è orgoglioso della sua ascendenza perugina, deve ammettere che da parte di Perugia vi possa essere gelosia nei confronti di Terni. Trovarsi nelle immediate vicinanze di Roma può portare a chi sappia approfittarne una posizione più prospera e di maggior prestigio di quelle di altre città. E d'altra parte ci sembra sterile e anacronistico tentare di respingere la realtà stabilita dalla geografia fisica, anziché volgerla al profitto comune. Terni ha la sua fortuna nella vicinanza a Roma. Ce l'aveva detto proprio un perugino già 43 anni fa. Grazie dell'attenzione. Grazie davvero, ci hai riservato anche a noi, insomma, con i quali hai collaborato in questi giorni, delle belle sorprese, e ti ringrazio perché da quello che hai detto, insomma, da quello che hai letto, dai documenti che hai tirato fuori, mi sento un po' meno matto di quanto potevo sentirmi qualche giorno fa quando abbiamo deciso di fare questo incontro, così andando un po' all'avventura, allo sbaraglio.